Ho sentito che la chiamano Michelin, perché? No, mi chiamo Michelin perché il Milan mi ha fornito questa tuta un po' ingombrante. Ah, non è per via della pancia? Io non tocco un tasto debole, per favore. Era un uomo, Rocco, di quelli che mancano al calcio di oggi, di quelli che non ti fanno venire il mal di testa con gli schemi, perché il calcio è uno sport assai più semplice di quello che talvolta si vuol far credere. Parola di Gianni Rivera. Rocco viene considerato un buon fattore, un uomo rozzo con l'animo buono, invece è tutto differente. L'aspetto è dell'ex atleta che ha smesso di correre e che ha onorato il Dio in tutte le sue creazioni, compresi i cibi buoni e soprattutto i vini, no? Soprannominato El Paron, il padrone, Nereo Rocco è un burbero dal cuore tenero diventato immediatamente idolo dei tifosi rossoneri per i modi spicci e per le sue massime in dialetto triestino che hanno fatto epoca. Andiamo, sabato, indormensi tutto, e mercato che te ce l'emo anche il servo, trio le spalle. Palattiera col tir a destro, sinistro, interno, esterno, anche qualche allungo, Maldera, anche se come funerale di terza classe. Con i giocatori instaura un rapporto paterno, ricco di umanità, alternando ai sorrisi le maniere forti quando è il caso di strigliare i suoi cavalli di razza. Andiamo subito, guarda Rognoli, subito! È la come idea, peccato dalla senda. Allenatore carismatico, sempre attento all'aspetto psicologico dei calciatori, Rocco intuisce subito che per veicolare le sue idee alla squadra necessita dell'appoggio di un gruppo di fedelissimi. I suoi veci, così chiama i giocatori più anziani, formano una commissione interna con la quale il Paron si consulta prima di stilare la formazione che va in campo la domenica. Rapporti umani e cultura dello spogliatoio. Rocco punta a valorizzare la forza del gruppo e trasmette ai suoi giocatori sicurezza, carica, tranquillità e determinazione. Ottima! Dai! Mi te digo cosa far, ma in campo te va ti. Tutto quel che si muove sull'erba, deghe, se c'è la palla, pazienza. Colpite tutto ciò che si muove sull'erba, se è la palla, pazienza. Un giorno, spiegando la tattica ad un noto cronista, disse: domenica giocheremo così, Cudicini in porta e tutti gli altri fuori. Cavalier Nereo Rocco, allenatore del Milan, con i nuovi acquisti del Milan, Benetti, Vignoli e Biasioli. A questo proposito, Cavalier Rocco, mi permetta subito una domanda. Visto che nel Milan, almeno per quanto riguarda il linguaggio tecnico, il dialetto triestino è un pochino quello che va per la maggiore, lei quando compra i giocatori, li compra in quelle zone là, in modo tale che possano comprendere meglio quello che sono le sue disposizioni? Beh, è un pochino vero, non proprio troppo vero. Io compro, per se possibile, i buoni giocatori, e questi tre almeno speriamo di aver indovinato. Ogni tanto si fa qualche gaffa. Signor Rocco? Prego. Mi scusi, qual è la giornata lavorativa di un calciatore durante la settimana che precede la partita? Durante la settimana che precede la partita, il calciatore è a disposizione della società tutto il giorno. Direi dalle 9 del mattino alle 22 che di sera che va a letto. Sveglia alle 9, 9 e mezza la colazione, passeggiata, lezione tattica e allenamenti tutti i giorni della settimana, compreso la domenica. Domenica è il culmine del nostro lavoro. Lunedì si allenano i ragazzi che non giocano la domenica, dal martedì in poi tutti siamo impegnati negli allenamenti. La formula funziona e i risultati gli danno ragione.
chiamato anche Rocco. Rocco, come ti va? Rocco Mulo, ti sta bene? Addio Walter! Ciao Rocco, ciao! Com'è il morale dei giocatori? Ma qua siamo... abbiamo fatto il giro del campo per prendere i primi fischi. Suo il record di presenze sulla panchina del Milan, 459 presenze, di cui 323 come allenatore e 136 da direttore tecnico. Mi dica se sta in panchina oggi. Ma non lo so, vedrà. All'entrata in campo delle squadre è Maldini ad andare in panchina. Il posto di Rocco rimane vuoto. Le prese con l'arbitro però. Beh, ha avuto quella reazione che forse anche noi in tribuna abbiamo avuto, ma avendo vicino l'arbitro ha sentito e giustamente è intervenuto. Lo stesso Rocco mi diceva, aveva ragione, ma sa, meno che ne potevo più. Per sfatare il luogo comune che da sempre associa Rocco al difensivismo e al catenaccio, basta dare un'occhiata alle formazioni schierate dal Peron. Sormani, Amrin, Prati, tre attaccanti e un trequartista come Rivera, sono la regola fissa dello schema del tecnico triestino alla fine degli anni 60. Chiaro però che è importante anche non prenderle. Anquiletti, Malatrasi, Rosato e Schnellinger compongono il muro eretto da Rocco, battezzato da Gianni Brera, la linea Maginot, come la fortezza militare innalzata dai francesi sul confine alpino dopo la Prima Guerra Mondiale. Aprile 1969. Semifinale di andata di Coppa Campioni. A San Siro il Milan ospita i campioni in carica del Manchester United di Bobby Charlton e del pallone d'oro George Best. Al 12esimo una brutta entrata su Rivera pregiudica la partita del capitano che è costretto a lasciare il campo sostituito da Fogli. I rossoneri, privi dell'uomo di maggior classe, fanno quadrato secondo le direttive che il Peron urla dalla panchina. Alzano il ritmo di gara per sorprendere gli inglesi. Al 33esimo, un gol di Sormani sblocca il risultato. Il Manchester non riesce a reagire. Le marcature imposte da Rocco, di Lodetti e Anquiletti su Charlton e Best si rivelano azzeccate. Nella ripresa è l'uccellino Hamrin a siglare il secondo gol sfruttando un'astuta finta di Pierino Prati.
finisce 2-0. Un risultato che, nonostante la sconfitta di misura subita all'Old Trafford nella partita di ritorno, fa volare il Milan in finale contro l'Ajax per conquistare la seconda Coppa Campioni della sua storia. Vediamo da sinistra a destra: Prati, Cudicini, Schnellinger, Rivera, Rosato, Malatrasi. Sormani, traversone, colpo di testa di Prati ed è gol. Rivera riceve, Sormani va a piazzarsi. Rivera, colpo di tacco per Prati, Prati, tiro, 2-0, rete di Prati. Il Milan rinnovando il trionfo del 22 maggio 63 ottenuto a Wembley di Londra contro il Benfica si aggiudica per la seconda volta la Coppa dei Campioni nella sua 14ª edizione. Dopo aver superato Malmo e Celtic e Manchester attraverso aspre due contese, ecco la decisiva quanto meritata vittoria contro l'olandese Ajax. Adesso si inscena il grande trionfo, agitare di grande bandiere sul campo. Alla guida del Milan c'è ancora una volta Nereo Rocco, come accadde nella vittoriosa finale di Wembley nel 63. Ghezzi, Davide Trebbi, Benitez, Maldini, Trapattoni, Pivatelli, Sani, Altafini, Rivera, Mora. L'11 guidato in panchina da Nereo Rocco che il 22 maggio 63, superando per 2-1 lo stadio londinese di Wembley, il Benfica di Eusebio, Colugna, Torres, consegnò al Milan e dall'Italia la prima Coppa dei Campioni. Nereo Rocco, che stava guardando, anzi guardandosi proprio, la sua coppa. Era l'ultima cosa che mi mancava nella mia carriera di giocatore e allenatore. Senta, lei ha raggiunto quindi il tetto, Cavalier Rocco. Lei ora è così, campione del mondo. Quali altri traguardi si prefigge? Coppe interplanetarie? No, di cancellare tutto e cominciare nuovamente. Grazie, grazie e anche a nome dei tifosi.